Gli atleti della gara podistica competitiva, in cammino verso la legalità, sono tornati a sfidarsi tra le vie del parco di Villa Lamangia a Quarrata. Un percorso organizzato dal comune di Quarrata che torna finalmente dopo 2 anni di stop dovuto alla pandemia, ed è un percorso che dà inizio, è la prima tappa che dà poi inizio a tutto un percorso che il comune svilupperà come tutti gli anni anche all'interno delle scuole, perseguendo l'obiettivo di promuovere un principio all'interno proprio della legalità. La corsa, organizzata dal comune di Quarrata in collaborazione con Podistica Quarrata e con il contributo di Banca Alta Toscana, rappresenta l'apertura del progetto Legalità, un percorso rivolto agli studenti per diffondere i valori della giustizia e della legalità democratica. Il comune e l'amministrazione continua a ritenere importante che il progetto Legalità sia sempre proposto, ragazzi, alle scuole di ogni ordine e grado, perché c'è bisogno di far comprendere proprio a loro quanto la loro vita non deve essere legata a scelte di altri, ma dettata da criteri di libertà, di uguaglianza, di democrazia e di legalità. I migliori classificati della gara podistica sono stati premiati con prodotti di Libera Terra derivanti dalla coltivazione delle terre confiscate alla mafia. Nicolò Chiti, eccolo qua, trionfa.